Il 2021 per l'automotive italiano si chiude all'insegna di polemiche, con problemi, con questioni ancora aperte, con un quasi nulla di fatto sui tanti problemi che attanagliano il vostro settore. Non vorrei essere nei panni di Michele Crisci, presidente di Unrai, ma anche presidente di Volvo Italia, come sua attività principale ovviamente, stretto in una morsa. Da una parte la casa come te anche altri tuoi colleghi, che punta, diciamo, senza problemi all'elettrico, questa sfida sull'elettrico, dall'altra l'esigenza di essere equilibrati, bilanciati, guardare anche alla situazione reale, cioè gli endotermici, i motori a combustione interna, che hanno per molti ancora un futuro, ci sono forti investimenti sulle omologazioni Euro 6 di ultima generazione. E poi ci sono i biocarburanti, i carburanti sintetici, l'idrogeno. Insomma, per Michele Crisci e tanti suoi colleghi è un momento non facile. Come ti organizzi, come ti puoi bilanciare tra queste situazioni? Ma Da guarda, una io. parte l'impegno associativo, Sì, dall'altra sì. l'impegno aziendale. Ma io penso che l'impegno associativo sia un impegno straordinario e un impegno di grandissima crescita personale. E sarò sempre grato a questa responsabilità che ho avuto perché veramente mi ha fatto crescere, mi ha fatto anche capire come il mondo dell'automotive sia variegato e rappresentare il mondo dei costruttori significa essere capaci di andare oltre quelli che sono gli interessi dei brand che lavorativamente mi impegnano tutti i giorni. Come me lo hanno fatto quelli prima di me, quindi direi che l'Unrai è stata una palestra per tutti. È chiaro che le problematiche che il mondo dell'automotive ha davanti, io credo, hanno molte risposte, non solamente una risposta. Non bisogna confondere le scelte che fanno alcuni marchi, come quello che io rappresento, e che naturalmente difenderò sempre dal punto di vista aziendale, da quelle che invece sono le risposte che comunque le tecnologie oggi possono offrire in termini di decarbonizzazione. Tu giustamente citavi i carburanti. I Sintetici, biocarburanti, i carburanti biocarburanti. sintetici, l'idrogeno che sta per arrivare e naturalmente l'elettrico, che sicuramente oggi è una risposta più percorribile, ma che è una delle tante risposte. Ecco, io penso come Unrae che, per esempio, di recente c'è stata l'affermazione del CITES che ha replicato quanto ha detto sostanzialmente l'Europa sul Fit for 55, cioè che dal 2035 in avanti anche l'Italia non farà più immatricolare auto endotermiche. Ecco, io credo che a prescindere dalla giustezza o meno di questa affermazione, dalla giustezza o meno di questo target, diventa sempre più urgente quello di avere un piano per arrivare a una Una data, una programmazione. programmazione, un'agenda. Noi l'abbiamo dettata più volte al governo. È fondamentale che questa agenda protegga, tre aree importantissime. L'area più importante è quella dei consumatori, perché non si può pensare che questa transizione ecologica ricada sulle spalle dei consumatori. Deve proteggere i consumatori, deve proteggere le aziende, perché la riconversione industriale è una riconversione E i che l'Italia lavoratori. deve fare e deve proteggere i lavoratori, tutti i lavoratori, quelli di tutta la filiera, anche quella commerciale, perché ricordo che i concessionari che vendono marchi stranieri comunque sono italiani, sono tutte famiglie italiane che pagano le tasse in Italia. Quindi questo è un assunto Non fondamentale da cui dimentichiamolo. bisogna partire. Quindi la riconversione va pianificata, ci deve essere una strategia, ci deve essere un'agenda, perché, come dico spesso, è fondamentale che la sostenibilità ambientale vada a braccetto con quella economica e sociale. Differentemente non riusciamo a portarla alla fine. Filiera sempre tutta unita, voi Anfi, Federauto. La filiera è sempre tutta unita perché naturalmente su questi argomenti non si può non essere uniti. Sono argomenti che interessano tutta la filiera, tutta l'automotive, che sta investendo tantissimo in questa direzione e quindi credo che l'Italia si debba peraltro allineare ad altri paesi europei. Gli altri paesi europei hanno dimostrato chiaramente che i governi hanno ritenuto opportuno investire verso la transizione e per facilitare la transizione, penso che l'Italia debba adeguarsi velocissimamente. Il tuo collega Massimiliano Di Silvestre, presidente e amministratore delegato di BMW Group Italia, ha detto: vabbè, da parte europea si impongono anche sanzioni per chi non rispetta le regole green, però loro non stanno rispettando, diciamo, le promesse fatte sul sistema infrastrutture. No, no, ma Massimiliano ha assolutamente ragione, sa quello che dice Massimiliano. Il punto è assolutamente questo, cioè nel momento in cui si definiscono dei target, ma anche a livello aziendale, e così non penso che facciano differenza, diciamo, a livello nazionale, a livello europeo, quando si definiscono dei target bisogna definire una pianificazione per arrivare a raggiungere questi target. Oggi, per esempio, se parliamo di infrastrutture, le infrastrutture oggi non hanno un business case, nel senso che
costruire una rete di infrastrutture oggi è un costo enorme, a fronte del quale le entrate per le ricariche non possono essere soddisfacenti per dare un ritorno all'investimento, perché il parco circolante delle auto elettriche in Europa non è ancora a livello da poter garantire determinate entrate. E questo è il motivo per cui serve l'intervento dello Stato italiano, dell'Europa, per fare in modo che chi investe in infrastruttura possa essere agevolato. E non c'è un piano anche per dotare i condomini, i palazzi, le abitazioni di queste strutture E di questo è, ricarica? infatti, questo è un C'è stato un altro. allarme lanciato da Anfia insieme a Motusei. Sì, no, ma infatti io, tutte le associazioni sono molto determinate da questo punto di vista, anche perché, lasciatemelo dire, parliamo di cose estremamente semplici, cioè non stiamo parlando di situazioni che sono difficilmente comprensibili o difficilmente pianificabili, parliamo del fatto che nel momento in cui vogliamo che una tecnologia, per esempio quella dell'elettrico, ma come dicevo potrebbe essere l'idrogeno un domani o altri carburanti, debbano prendere il posto di quella endotermica, prendere il posto vuol dire rimpiazzo del parco circolante, beh, bisogna agevolare il consumatore per acquistare queste auto e per fare in modo che non sia un mal di testa a muoversi con queste auto e che quindi i carburanti o l'elettrificazione si trovi dappertutto. C'è un dialogo con Motusei. C'è un dialogo assolutamente Sembrava che con Motusei. andasse un po' per suo conto, la lobby Ma dell'elettrico. sai, io parto sempre dal presupposto che il dialogo ci deve sempre essere. Chiaramente ci sono degli argomenti su cui c'è un grande accordo, argomenti in cui ci può essere un po' di meno. Motusei è un'associazione molto importante che naturalmente rappresenta interessi diversi, non solamente quelli dell'auto, ma anche quelli dei produttori di energia elettrica, così come quelli dei produttori delle infrastrutture. Quindi è tutto molto relativo all'elettrificazione. Noi come costruttori naturalmente rappresentiamo l'elettrificazione, ma non solo, rappresentiamo il mondo dei costruttori, quindi è chiaro che abbiamo molti addentellati in comune e magari qualcosetta un po' di meno. Io credo che il dialogo sia fondamentale, perché poi alla fine quando ci si pone di fronte alle istituzioni bisogna essere in grado di portare un Certo. argomento unico. Il CITE, il Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica, composto dai ministri di Transizione Ecologica, Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Sviluppo Economico, beh, ha preso una via e è arrivato un comunicato un po' così a sorpresa di tutti, un tranchant. Poco dopo è arrivata una nota, diciamo, a parte del vice ministro dello sviluppo Gilberto Pichetto, dicendo sì, attenzione però all'ideologia, attenzione però che qui c'è un problema di sistema paese che è in gioco, quindi va bene prendere queste decisioni, ma riflettiamo anche. Quindi una decisione che così, bah, lasciato un po' perplessi, divisioni interne, pensi? Ma io penso che questa decisione sia fondamentalmente un'indicazione, esattamente come quella che era stata data da parte Dall'Unione Europea, dell'Europa. Quindi certo. è un'indicazione sul fatto che sia fondamentale stabilire una data entro la quale soprattutto i motori ritenuti, diciamo, quelli che emettono più CO2 siano in qualche modo ridotti nelle vendite, se non azzerati. Detto questo, per me la data non è importante, perché poi alla fine quando si arriva ai problemi concreti, cioè a come fare ad arrivare a quella data, poi vengono fuori tutte le problematiche. Questo è il motivo per cui io penso che magari all'interno di questo comitato ci sia stata qualche discussione. Io credo che ci sia bisogno di concretezza, l'abbiamo detto mille volte, ci vogliono incentivi, ci vuole la fiscalità, ci vogliono infrastrutture, ci vuole come dire, la determinazione da parte di un governo di fare succedere le cose. Ecco, porre gli obiettivi non fa succedere le cose. Porre gli obiettivi è un'indicazione, Bisogna poi accompagnare. bisogna accompagnare. Allora, da Michele Crisci, presidente di URAE, un augurio di buone feste agli associati e poi una visione in sintesi del 2022. Un augurio di buon anno, speriamo. Assolutamente, un buon anno a tutti. Io spero che il 2022 porti prima di tutto la fine della pandemia, perché credo che sia durata anche troppo. Secondariamente penso che la fine della pandemia e la tranquillità da parte di tutti porterà anche la fine della scarsità delle materie prime, un riequilibrio da questo punto di vista, quindi la possibilità di fornire i clienti più facilmente e poi che sia veramente l'anno di inizio di questa transizione. Ribadisco, non c'è bisogno di correre, c'è bisogno di fare le cose in maniera concreta. Poi, se ci sono i marchi che sceglieranno di andare come sul full electric, come quello che rappresento io, bene, ci sarà lo spazio per quei marchi, ci sono dei marchi che prenderanno altre scelte, ci sarà lo spazio anche per quei marchi. Credo che dettare una tecnologia significhi deviare il mercato e questo non credo che sia, come dire, quello che un governo dovrebbe fare. L'imposizione. Quello che il governo dovrebbe fare, dovrebbe definire gli obiettivi, lo ha fatto, e adesso definire tutti gli Come scivoli arrivarci? che siano importanti per arrivare a questi obiettivi. Buone feste, Michele Crisci. Grazie anche a voi.